che io non ero predestinato. Quando io avevo, ero più giovane. L'amministrativa appunto dell'ente. Dall'altra fa in modo che la politica su. Ecco. Si è concluso pochi minuti fa quello che doveva essere un dibattito fra i tre candidati sindaco del comune di Turi, al quale ha partecipato esclusivamente il professor Onofrio Resti. Abbiamo chiesto alla gente cosa pensasse dell'assenza degli altri due candidati e ci hanno risposto così. Per me sono tutte e due brave persone, hanno sbagliato a non presentarsi. Perché? Non lo so, ancora hanno paura. Simone Maggiolini è una persona che la politica turese l'ha vissuta da tanto tempo. Cosa pensa del fatto che due dei tre candidati sindaco abbiano preferito evitare questo confronto? Anzitutto io sono mortificato e chiedo scusa a nome di tutti i cittadini di Turi del direttore Magistà. Veramente sono più mortificato e gli chiedo per la seconda volta scusa, perché non pensavo di succedere ancora questo. Siccome sono stato un politico di tanti anni, l'odio continua ancora. No, non ho parole, non, perché sono tutti e due turesi, hanno sbagliato. Beh, penso che veramente non se la sono dovuto presentare, perché non hanno avuto faccia di venire, però gli è andato tutto bene. Ma questo confronto è andato bene. Il professore è una persona, il professor Resti è una persona seria, gli altri due non lo so il perché della loro assenza. Sarebbe piacere, sarebbe stato meglio se si fossero presentati tutti e due. Almeno i turisti vorrebbero sapere il perché non si sono presentati. Cosa pensi dell'assenza di due dei tre candidati sindaco? È stata solo un'assenza di inferiorità. Perché comunque bisogna confrontarsi per arrivare a un punto per arrivare a un punto dove il confronto riesce a distribuire alla gente il valore aggiunto, capito? Cosa può comportare questa assenza? Beh, questo sarà la popolazione di Turi poi a dare un giudizio, no?